muovendo, meglio rimanere concentrati. È il momento di sbancare il tavolo o tornare a casa in mutande. Ryan ha la chiave genetica di Rapture. Se gliela prendiamo, ce ne andremo da questo inferno. Altrimenti, diventeremo tutti e due fantasmi. Ora, per cortesia, dovresti andare all'ufficio di Ryan e uccidere quel bastardo. È giunto il momento di farla finita. Vedo che Cohen ha perso la mano. Se l'avessi conosciuto quando credeva nel lavoro, nello sforzo. E adesso marcisce in quell'isola che non c'è, in attesa che qualcuno vada a dirgli che è ancora bravo. Forse è per questo che ti ha lasciato vivere. Signori e signore, benvenuti a Hephaestus, il cuore pulsante dell'intera città di Rapture. È qui infatti che è iniziata la costruzione di questo incredibile luogo. Questo perché a Hephaestus ci sono fonti geotermiche di una potenza ineguagliabile. Guardate, infatti si vedono vulcani in distanza. Siamo finalmente appunto arrivati in questo luogo, dove c'è l'ufficio di Ryan. Esatto, finalmente dopo parecchio tempo e parecchi imprevisti ci stiamo arrivando. Au au. Ah, è sempre divertente lanciare mine e poi far lanciare la gente addosso alle mine. Come stavo dicendo, finalmente in questo luogo potremo raggiungere l'ufficio di Andrew Ryan. Ma questo è anche un ottimo luogo per farvi sapere un paio di cose sulla costruzione di Rapture stessa. Appunto perché questo è il luogo da cui tutto è iniziato. Dal sogno di un uomo chiamato Andrew Ryan. Riesci a sentirlo, vero? Andrew Ryan. Come avete notato da quel modellino che c'era all'entrata di Hephaestus, la costruzione di Rapture è cominciata nel 1946. O almeno le prime case sono state create in quell'anno. Tuttavia Ryan stava ideando questa città già almeno una decina d'anni prima. Da molto tempo era alla ricerca di un posto dove poter stare lontano dalle persone che lui definisce parassiti. E solo dopo la Seconda Guerra Mondiale e dopo le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki, Ryan ha capito che era arrivato il momento di fuggire dalla società che in realtà gli faceva così tanta paura. E riteneva che il mondo stesso fosse una bomba pronta a esplodere e a portare con sé tutta l'umanità. Ma lui assunse il ruolo di nuovo Adamo, se vogliamo, per creare una società diversa, libera da tutti i conflitti e i problemi che appestano il nostro mondo. E così trovò questa gola, in pratica questo abisso, dall'alta attività vulcanica, e in cui era possibile essere indipendenti dal resto del mondo a livello energetico. Ryan ha nazionalizzato la Fontaine Futuristics. Adesso è sua, completamente sua. Per il bene della città, dice. La smembrerà a tempo debito, dice. Io mi sono dimesso dal consiglio con una lettera di protesta, ma è come pisciare al vento. Sarà guerra, dico io. A meno che qualcuno non fermi Ryan. E alla svelta. McDonough, una delle prime persone che Ryan ha portato su Rapture. Era un idraulico, ma anche un grande meccanico. Esattamente il tipo di persona di cui Ryan aveva bisogno. E peraltro, a livello di personalità,
funge un po' come la coscienza di Ryan. McDonough sapeva che il signorino Andrew stava commettendo atti che forse si possono considerare dei veri errori. E lancia granata. Un regalo. Purtroppo siamo pieni di granate, quindi questo regalo non è così gradito. E poco fa McDonough nel suo diario ci parlava di un consiglio. Dovete sapere che qui a Rapture esisteva appunto un concilio di persone che doveva decidere tutte le faccende politiche, sociali, eccetera, eccetera. In questo concilio c'erano ovviamente Andy O'Ryan, c'era McDonough, c'era persino Sander Cohen. Ah, sì, perdonate un attimo, mi sono spaventato perché ho sentito una risata, ma era solo il negozietto. Che odio. Ma ovviamente questo concilio in realtà rispettava semplicemente la volontà di Ryan, come sempre. E chiunque ci si opponesse, beh, a breve vedremo qualche persona che si è opposta a Ryan, e allora capirete. Ho passato il pomeriggio ad avvicinarmi il più possibile alla porta di Ryan senza farmi notare. Si è asserragliato proprio per benino. Non c'è modo di entrare in quel posto. Tanta fatica solo per farmi fare la radiografia dai ricombinanti di Ryan. Questo è ciò che ottieni se provi a fregare il miglior ingegnere elettrico della nostra generazione. Keyboards. Lui è un grande ingegnere elettrico, appunto. E sì, direi che si è già capito che la porta per l'ufficio di Andy Ryan sarà chiusa e dovremo ancora una volta rallentare e trovare un modo di aprirla. Ma prego, ora vi mostrerò appunto alcuni membri del concilio di Rapture. Un verme alza lo sguardo e vede finalmente il volto di Dio. Ma guardati intorno, c'è una vera e propria convention di vermi qui dentro. Avevano tutti una madre, un padre, gente che li amava. Si sono sposati, hanno scopato la moglie. Cosa ti fa credere di essere diverso? Non ti ho ancora scelto un posto sulla parete. Fammi sapere se hai preferenze. Ebbene sì. Finalmente vediamo Ryan un po' col suo vero volto. Non con solo le sue statue e le sue belle parole riguardo alla libertà dell'individuo. A Ryan importava più della sua libertà che di quella degli altri. E ora tentiamo di aprire la porta e ovviamente falliamo. Forse uno di questi cadaveri, questi vermi, ha qualcosa di utile per noi. E questo si è illuminato come a dirci: raccoglimi, idiota. Ho dovuto farmi sbattere da quello scimmione per 3 settimane, ma finalmente ha sputato il rospo su come arrivare ad Andrew Ryan. Generare un sovraccarico simpatico nel nucleo armonico numero 3. Tutto qui. Ora devo solo capire che cosa cavolo è un sovraccarico simpatico, per non parlare di un nucleo armonico numero 3. Uno scherzo per un ingegnere elettrotecnico. Peccato che disegni scarpe da donna. Andrò a trovare i meccanici sopravvissuti al controllo delle perdite caloriche. Vedrò cosa riesco a farmi dire. Come tutti i parassiti che hanno tentato di entrare qui, ti credi chissà chi. Potrei spiegarti le ragioni scientifiche per cui ciò che cerchi di fare è impossibile, ma sarebbe come suonare molto da una raganella. Ovviamente, come continuo a fare dall'inizio del gioco, quando verrà quel giorno,
la tua lapide per lastricare le strade. Non è più freddo, controllato e sicuro di sé come era un tempo. Nonostante tutti i suoi impedimenti, siamo arrivati fino alla sua porta. Questo è veramente l'ultimo ostacolo che ci separa da lui. Raccogliamo qui un paio di cose, tra cui un tonico che troviamo stranamente in fretta rispetto alla sua versione più debole, ovvero il campo criocinetico. Però la versione potenziata, faremo molti danni da freddo, eccetera eccetera, ma per adesso ce lo mettiamo in banca genetica. E questo diario, che una volta tanto non ascolteremo subito. Questo sarà più interessante da ascoltare più avanti. A questo punto, ecco una cosa in un certo senso simbolica. Vi ho detto prima che McDonough rappresenta per certi versi la coscienza di Ryan. Ha cercato di ribellarsi a lui. E indovinate un po' dov'è McDonough? Non ho mai ucciso un uomo. Figurarsi un amico. Ma a questo siamo arrivati. Non so se uccidere Mr. Ryan fermerà la guerra. Ma so che non si fermerà finché quell'uomo respira. Voglio bene a Mr. Ryan, ma voglio bene a Rapture. Se per salvare l'una devo uccidere l'altro, così sia. McDonough ha deciso di uccidere Ryan per salvare Rapture dalla sua follia. E beh, ora è bruciato vivo e appeso alla parete. Niente male, eh? Cadaveri di Big Daddy. Questo peraltro uguale al primo cadavere che abbiamo trovato all'inizio del gioco, che era pure lui sotto una cascata. Peraltro, queste pareti di vetro non sono fatte ovviamente di vetro, perché il vetro a questa pressione si romperebbe. Ignorate le menzogne di Atlas e dei suoi parassiti. Rapture è in ascesa. Queste pareti sono presumibilmente fatte di plexiglass. Sì, lo stesso materiale che si usa per contenitori da cucina. Dovete sapere che il plexiglass, sotto grandi pressioni, diventa molto, molto resistente. E di conseguenza è il materiale più logico per costruire una città qui, sott'acqua. Ed ecco il motivo per cui Rapture è stata costruita qui. Questo grande nucleo energetico, che avrebbe permesso, in teoria, di essere autosufficienti. Ah, notare peraltro che questo ricombinante aveva il tonico che abbiamo anche noi, che rende i suoi attacchi elettrici. Piccoli tocchi che però fanno piacere. Vai pure! Io sono uno strumento nelle sue mani! Bene, raccogliamo questo diario e intanto andrò ad eliminare quel Big Daddy, eh? Mi stupisce che Fontaine non si sia scomodato troppo dalla sua stessa scomparsa. La vigilia di Capodanno e i suoi miserabili ricombinanti sono usciti in massa dalle loro catapecchie e hanno assaltato le proverbiali barricate. I morti marciscono per le strade e i cittadini Johnny e Jane sono in coda attorno all'isolato per avere dei plasmidi. Qualunque cosa aiuti a respingere quella marmaglia. Beh, il tempismo è stato piuttosto accurato. Grazie per avermi aiutata. E ne ho fatte di peggiori. Grazie per avermi ricordato che la luce del mondo non è ancora stata estinta. Ti mando una bimba ad aiutarti a procedere. Un altro regalo della simpatica circa signorina Tenenbaum.
come dicevo, dovete sapere che esiste anche un luogo dove è stato effettivamente scelto di mettere Rapture, proprio nella cartina geografica. Siamo circa a 400 km a est di Reykjavik, la capitale islandese. Ed è effettivamente un luogo in cui scientificamente potrebbe esserci una gola simile. Profonda circa 200 metri, sotto il livello del mare ovviamente, e ricca di sorgenti geotermiche. Prendiamo un potenziamento del lanciafiamme almeno. Il consumo. Il lanciafiamme chimico usa tante munizioni, ma con questo potremo sparare più a lungo. Io? Un'assassina? Questa poi? Avrei potuto conviverci, immagino. Ricombinata. Dimenticare. Credevo in questo posto. Credevo in Ryan. Ma quando si è messa male, Ryan non ha creduto in Rapture. Non ha creduto nella grande catena. Ha creduto nel potere. E adesso questo posto è fottuto. E la mia bambina è morta. Peggio che morta. Una di quelle cose. Quindi sono un'assassina. Beh, c'è solo un modo per scoprirlo. Anya Andersdotter. Ecco un altro personaggio che conosciamo per la prima volta qui, ma che è stato piuttosto importante negli eventi che hanno portato alla caduta di Rapture. E direi che quando è nata stava effettivamente riuscendo a essere un luogo meraviglioso, un'utopia vera e propria una volta tanto. Ma come ci dirà anche questo diario, quell'utopia sarebbe potuta esistere solo qui. Noi aggiungeremo solo il fatto che non poteva durare. Costruire una città in fondo al mare. Follia! Ma dove altro potevamo vivere liberi dalla morsa dei parassiti? Dove altro potevamo costruire un'economia che loro non avrebbero cercato di controllare? Una società che non avrebbero cercato di distruggere? Non era impossibile costruire Rapture in fondo al mare. Era impossibile costruirla altrove. Il motivo per cui questa città è in fondo al mare è anche il fatto che è quasi completamente inaccessibile dal mondo esterno, salvo tramite il faro con cui noi siamo arrivati qui, precipitando con l'aereo, ricordate? A proposito, ci sono un paio di linee di dialogo non utilizzate che sarebbero dovute partire nella scena di schianto dell'aereo. Ve le farò ascoltare così. Chissà poi perché alla fine non sono state usate nel gioco. Ma ve le faccio sentire più avanti, perché questo corridoio non mi piace neanche un po'. E te pareva. E ora che succede? Meglio essere pronti a ogni avvenienza. I cadaveri sono rimasti al loro posto. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Qui è morta tanta, tanta gente. Queste risate non erano quelle del negozio. E qualcuno ha fatto cadere questi contenitori. E qui c'era un cadavere. Tuttavia noi non prendiamo danni dal nostro lanciagranate. Hop! Hop! Immagina quanta volontà mi ci è voluta per creare un posto come questo. E tu, cosa hai costruito? Niente. Sai solo depredare e spaccare. Tu non sei un uomo. Sei solo una termite alla reggia di Versailles. Ma cercando di essere un minimo precisi sulla costruzione di Rapture,
La sua fondazione è iniziata in realtà nel 1945, quindi persino nello stesso anno della fine della Seconda Guerra Mondiale. Ryan contattò alcune persone di cui aveva davvero fiducia e commissionò a diverse ditte tutti i pezzi dei macchinari che gli servivano a creare la base di Rapture. Ovviamente i pezzi furono commissionati a ditte diverse proprio per motivi di segretezza. Andando a commissionare tutto da una stessa ditta sarebbe stato abbastanza ovvio a quella ditta quali erano i suoi obiettivi. E cominciarono così i primi lavori, in questo luogo appunto a metà tra l'Islanda e la Groenlandia, tramite una specie di piattaforma sommergibile chiamata la Zavorra. Hanno iniziato appunto a costruire la città sul fondo del mare e dal 5 novembre 1946 Rapture ha iniziato ad accogliere i suoi primi abitanti. Però la vera costruzione stava ancora andando avanti ed è solo nel 1951 che la città è stata definita completa. E tutta questa segretezza è stata fondamentale. Difatti, quando una persona si trasferiva a Rapture, a tutti gli effetti spariva dal mondo. E certo, potevi cercarla quanto volevi, ma non l'avresti mai ritrovata. Ben inteso, nessuno ha cercato Sander Cohen, ma altri abitanti avevano famiglie e le hanno abbandonate per sempre per vivere in questa utopia. Ma paradossalmente, tutta questa segretezza fu anche la caduta di Rapture. Andrew Ryan ha completamente bloccato le comunicazioni e gli scambi con la superficie, ma ovviamente ciò diede solo molto più potere ai contrabbandieri, come ad esempio Fontaine, una delle principali cause della caduta di Rapture. E adesso annienteremo questo Big Daddy grazie al nostro nuovo potenziamento del lanciafiamme. Poi naturalmente Bioshock è una storia di fantascienza non realistica, ovvero se volete immergervi in questa ambientazione dovete accettare il fatto che non tutto potrà davvero avere senso o essere possibile. Anche se, per quanto ne sappiamo, potrebbe benissimo esistere una società nascosta che vive chissà dove nel profondo degli oceani. Al momento le tecnologie sono molto più avanzate che negli anni 50, non vi pare? La cosa interessante non è chiedersi se ciò sarebbe possibile o meno. La cosa interessante sarebbe chiedersi se le persone potrebbero davvero agire nei modi descritti in quest'opera. Lascia che ti dica una cosa, chi volete, tutti quegli intelligentoni. Sono tanto svegli, tranne quando non lo sono. La settimana scorsa l'ho fatto bere un po', prima che dicessi V, ha spifferato che il codice di ingresso del suo ufficio è la data dell'Australia. Adesso ogni settimana entro lì bello pacifico e frego un paio di verdoni dalla cassa. L'australiano non se ne accorge e non sarò certo io a dirglielo. Là dentro c'è un sacco di roba strana. Magari un giorno diventerò più ambizioso. Beh, questo è da ricordare. L'ufficio di Keywords si apre immettendo la data del Australia Day. Perché sì, Keywords è australiano ed è anche molto fiero del suo paese. Non ho riconosciuto la tipa che è venuta in negozio oggi. Aveva un paio di tette così ed era tutta in tiro. Cercava di non dare nell'occhio, ma anche un cieco avrebbe capito che era messa male. Chiedeva di serrature magnetiche, roba del genere. Io ho tergiversato, ma lei insisteva. Dopo averle dato una bella occhiata al fondo schiena, l'ho mandata ai laboratori di Keyboard. Rapture è andata in malora, ma ogni tanto la grande catena riserva ancora qualche sorpresa. Sì, quella signorina tutta in tiro di cui si parlava era sempre Anya Andersdotter.
Ma vediamo questo posto carico di elettricità. Il salvavita è di là. Sì. Perché Ryan non si occupa personalmente di questa roba? Perché Mr. Ryan ha cose più importanti che far osservare la lealtà fra i ranghi. Salutami, Fontaine, traditore, figlio di puttana! E questo era il destino di chi si alleava con Fontaine. Morto in modi abbastanza buffi. Interrompiamo il flusso di elettricità e vediamo di andare giù ed esaminare se possiamo trovare qualcosa di interessante. Sono uno sciocco. Cosa? Robot? Beh, conosciamo la prassi. Recuperiamo la nostra carissima invisibilità. E nascondiamoci. Ci vediamo fra un minutino, eh? Perfetto, possiamo ritentare stavolta, si spera, senza fallire. L'inizio non è dei più promettenti, ma stavolta si può fare con una relativa calma. E uno, e due, è fatto. È molto veloce il flusso. Ma ora possiamo scendere qui senza preoccupazioni. Prima che l'ultimo ratto abbia divorato l'ultimo grammo di te, Rapture sarà risorta. Io guiderò una parata. Quello chi era? Diranno puntando al triste figuro appeso sulla mia parete. Quello chi era? Continua a minacciarci, signorino. Non ha capito che non può fermarci. Ho implorato Mr. Ryan di affidare la Fontaine Futuristics ai ragazzi di Atlas come offerta di pace. Ma quello stupido non sente ragioni. Anzi, si limita a ricombinare i suoi, dando loro plasmidi sempre più forti, in quantità maggiore. C'è una corsa agli armamenti qua giù a Rapture, ma non la vince chi costruisce le armi migliori o le bombe più grosse. Vince chi rinuncia di più alla propria umanità per diventare un mostro. Un uomo costruisce una città in fondo al mare. È una meraviglia. Un altro uomo si trova per caso su un aereo che si schianta proprio su quella città in mezzo all'oceano. Beh, ha l'aria di un mezzo miracolo. Effettivamente è peculiare il fatto che siamo arrivati qui proprio adesso. Ma direi che è arrivato il momento di farvi ascoltare quelle linee di dialogo non utilizzate di cui parlavo prima, quelle che sarebbero dovute partire in una scena probabilmente tagliata all'inizio del gioco, quando l'aereo si stava per schiantare. Signore e signori, sono il capitano Cole Franklin. Sembra che ci sia un piccolo problema. Vi preghiamo di rimanere seduti e tutto si risolverà al più presto. E poco dopo... L'ho ripreso, tirati su, forza, ce la faccio, ce la faccio! Ah! Ricapitoliamo quindi i motivi per cui Ryan ha costruito qui questa città. Innanzitutto, la presenza di questa potentissima fonte geotermica, che avrebbe potuto rendere la città indipendente a livello energetico dal resto del mondo. Secondo punto, il fatto che questa gola non fosse troppo lontana dal livello del mare, ergo agli alberi arrivava tutta la luce di cui c'era bisogno. E infine, era in fondo al mare, e quindi inaccessibile. Avete capito che c'è una guerra? Se non fate una manutenzione come si deve, i Big Daddy consumano quegli R-34, come le ragazze dell'Ips consumano la penicillina. La gente di Atlas ci attacca in continuazione e ho due meccanici morti solo questa settimana. Dobbiamo limitare le spese. Se volevo avere a che fare con dei dilettanti, sarà
volare è rimasto sulla terraferma. Beh, quindi un componente dei Big Daddy è questo R-34. Ricordiamocelo. Sembra che nel laboratorio di questo Keyboards troveremo un modo per entrare nella casetta di Ryan. Beh, casetta non è proprio il termine giusto. Sì, l'ho sentito anch'io il suono di quel Big Daddy. Ma per adesso è meglio esaminare questo piano, eh? Ho da fare, spostati ricombinante, meglio così. Eccoli l'ultima sorellina di questo luogo. Come avete visto, ora che abbiamo preso il potenziamento per usare meno munizioni, i Big Daddy li si può semplicemente annientare grazie a quest'arma. No! E ancora una volta sono stato troppo lì a parlare e il Big Daddy in questione ha rimesso la sorellina nel suo tubo. Aggireremo questa cassaforte e aspetteremo che la riprenda da un altro tubo. Poi lo annienteremo. E oh, ma tu guarda, Australia Day 0126. Credo che ci possa essere utile quel codice, no? La domanda è: dov'è il tubo pneumatico più vicino? Da te torneremo più tardi, ok. E questo è l'ufficio di Keyboards. E il codice per entrare è il giorno dell'Australia Day 0126. I ricombinanti di Ryan stanno trascinando via la ragazza in questo istante. Sono certo che sia una delle sue spie mandata a tenermi d'occhio. Credo che lo sia. Se mi sbaglio, una ragazza innocente finirà su quella macabra parete dei trofei di Ryan. Se ho ragione, beh, meglio che abbia ragione. Il congegno è quasi finito. Non posso mollare adesso. Non posso. Beh, questo è molto interessante. Keyboards aveva creato un oggetto che forse poteva aprire la porta di Ryan. Ho trovato il problema che bloccava le tubature. E non indovinerai mai dove sono sbucato. In quel cavolo de mercato agricolo, proprio all'altro capo de Rapture. Ho riparato tutto e messo delle nuove guarnizioni. Che disastro. Comunque, il codice è 0512. Nel caso tu debba tornare lì dentro per fare manutenzione. Beh, questo ricordiamocelo. Il codice del Farmer's Market, ve lo ricordate, ci siamo stati parecchio tempo fa. Pare che con 0452 potremmo andare lì. Grazie. Non c'è di che. E sì, a questo punto i Big Daddy danno così tanti soldi che il portafoglio ci si riempirà tutto il tempo. Bene, l'ufficio di Keyboard sembra essere messo piuttosto bene per quanto riguarda le difese. Quindi per prima cosa continuiamo a cercare questo macchinario di cui ci parlava, eh? Non può essere lontano. Qui siamo nel cuore pulsante della meccanica di Rapture. E qui c'è una porta di servizio con delle tracce di sangue.
E qui un congegno incompleto. L'involucro base è pronto. Nel mio ufficio c'è una carica di nitroglicerina che servirà da catalizzatore. Ora mi servono 4 capsule da schermatura cavi in piombo R34 per passare il circuito. E poi una mezza confezione di gel ionico. La ciliegina sulla torta. Dovrebbe mandare il nucleo in compensazione, togliere corrente alla linea e attivare il salvavita sulla porta di Ryan. Questo in teoria. Funzionerà a meraviglia o farà saltare mezza Rapture. Staremo a vedere. Ora raccogliamo questo tonico e poi parleremo di quel diario. Questo tonico aumenta i danni che otteniamo quando abbiamo fatto ricerca su un nemico. Il che vuol dire che la nostra chiave inglese fa ancora più danno. Ma in realtà per oggi abbiamo finito. Nel prossimo episodio completeremo la bomba, la piazzeremo nel posto giusto e andremo a fare un salutino al nostro ormai carissimo amico Andrew Ryan. Qui è tutto, io sono Ampetrackable e ci vediamo nel futuro.